o rondinella tu, che dal balcone ascolti questa mia canzone. Sorvola il verde prato e la collina e porta un saluto alla mia biondina. Io te ne supplico, non dir di no, prendi questo messaggio e vola via. Minore, ho il cuore pieno di nostalgia e porta un saluto alla rocchetta mia. 49 miriadi persi patanuti, cariati sul balcone, menati alla stasera. No, qui funghi non ce n'è. Non c'è niente. Niente di niente. Ah! Che bule! Un rilasso, il cartone si è imborsato e persi patanuti si hanno spantarato. Spantarato. Ma cosa ci fai tu qui? Questa qua è casa mia. Casa di Lauzi? Casa di Lauzi, caro Felice. Ma Felice mica tanto, non ho neanche trovato un fungo io. Ma cerchi i funghi? Sì. Guarda, se ti do i funghi sono tutti tra le dita dei piedi. Ah sì? Sì. Cosa vuol dire quel no lì? Sei anche tu di quelli lì? Quali quelli lì? Quelli lì che fanno così. Io faccio così, cosa vuol dire? Ormai io ho un pubblico diviso in due parti, quello che fa così e quello che fa così. Tu sei di quelli che fanno così. Così, cosa vuol dire così? Così vuol dire, sono quelli che ti guardano e si danno la risposta da soli e fanno, lei non canta più. Ah, ecco, quindi quelli che fanno così? Quelli che fanno così con la testa ti guardano e ti fanno, era bravo lei. Eri bravo. Tu. Ero bravo io, torna sì. Da dove sei venuto. Allora, Gabriel Garcia Marquez mi ha chiesto un autografo. Pensa e abbiamo attraversato Piazza del Popolo abbracciati e con mia moglie dietro che diceva che culo che hai. Beh, io ero contento che lo dicesse lei a me e non un passante a mia moglie, però comunque. Sì, insomma, è molto meglio che sia andata così. Ma sai perché? Perché Gabriel Garcia Marquez ha fatto la scuola di cinematografia a Roma. E quando era a Roma, era il periodo che io cantavo, non so, Ritornerai, ecco, sì, sì. E il poeta, gli piaceva molto il poeta. Okay. E allora mi ha detto, ma tu sei... E questa è molto bella, come si dice l'abito fa il monaco, no, o no, non fa il monaco, ma invece lo fa. Dunque, io e mia moglie veniamo invitati a questa cena, sappiamo che c'è Gabriel Garcia Marquez, ubriachi di felicità perché Cent'anni di solitudine, il nostro libro de Chevet, proprio andiamo. E io dico a Giovanna, a mia moglie, dico, ma di, è una bella emozione, qui, dice, lei mi fa, poi quando arriverà Gabriel Garcia Marquez sarò proprio contento, guarda che è quello lì, gli dico, e sembrava un salumiere. Non aveva, non aveva il physique du role che uno attribuisce all'immagine di questo qua con scrittore. Il pianista che aveva tutte le farfalle bianche che gli volavano sulla testa, sì, Ursula sì, che vola in cielo sbattendo un lenzuolo, quell'altro, capito? E niente. E c'aveva la faccia del. Sembrava il mio professore di diritto romano. Un segno, un graffio, una postilla a mano. Un orecchio alla pagina a segnare un che di condiviso, una data, una firma, insomma il nome come ricordo al posto del mio viso, l'impronta di un mio dito, una traccia di me su questo libro, me la lasciate mettere o è proibito? Perché, sai perché il siciliano funziona? Funziona perché c'è la frustrazione del meridione di essere stati dominati sempre, che devi chiedere permesso per ancora un po' per respirare, capito? Per fare la campata, per avere il pane quotidiano, per avere l'acqua, l'acqua, la cosa più normale. E questo dice di tutta sta vita, ma Cristo. Io mi ricordo anche di una forma, di una vanità di Quasimodo, altro siciliano, a Roma, di una volta che fece una telefonata a una donna dicendole, cara, io ti adoro, dove sei, cosa fai, ti voglio bene, non c'è nessun'altra al di fuori di te. Poi riposo al telefono, poi un altro numero telefonico, un'altra donna, cara, io ti adoro, dove sei, che cosa stai facendo,
Non c'è nessuno meglio di te, track. Fece 6-7 telefonate identiche a 6-7 donne. Almeno una diverse. Gliela avrà data alla fine di tutto. No, non lo so, è un fatto che reti. La tecnica è sempre quella. Diceva sempre la stessa cosa. Cioè, questo era un'altra cosa da Buffalino. Era un'altra cosa come poeta, perché i poeti, si sa, erano delle carogne terribili. E Ungaretti era un delatore, ha fatto delle cose, si odiavano fra com'è loro. Com'è che digrignava? E qui quando diceva. Alla procultura femminile a Torino, allora era così, c'era lui con la candela e lo adoravano e lui diceva: il cielo è muto tra canneti immoti, lungi da prodi orrava una canoa stremato inerte il rematore, i cieli già decaduti a barate di fumi, cadere forse fu mercè, non seppe che l'eterna illusione mondo in mente, che nel mistero delle proprie onde ogni terrena voce fa naufragio. Battendo palmo a palmo la battigia, sto cercando qualcosa che non trovo. E in mancanza di meglio mi contento di pezzetti di legno tra il catrame, rimandi di furiose mareggiate, pietruzze colorate, gusci di telline per fare i miei giochetti, collane e braccialetti per bambine. E appiedato alla riva mi permetto di dire ai miei pensieri, naviganti per gli usati sentieri della mente, che ho cambiato lavoro finalmente e che quest'oggi farò senza di loro. Oggi io cercherò parole d'oro.